Buonasera a tutti e benvenuti al concerto di Natale del coro polifonico Cantores di Palenque. Ieri abbiamo iniziato il concerto di Natale a Donnici Inferiore, ci ha invitato Costantino, abbiamo fatto un buon concerto, speriamo di replicare anche questa sera. Stasera abbiamo un repertorio non natalizio, esclusivamente natalizio come quello dell'anno scorso, ma abbiamo un repertorio più vario. Spaziamo un po' dalla polifonia antica alla musica moderna, contemporanea, ma sempre in chiave polifonica, quindi a quattro voci miste per coro. Come presentatore ieri abbiamo avuto Carmen Calabrese, è stata molto brava. Questa sera abbiamo cambiato presentatore. Abbiamo Gino Pascuzzo che ci illustrerà il nostro percorso. Ci illustrerà il percorso che faremo noi questa sera, vi spiegherà i brani che canteremo e ci darà anche modo di respirare tra un brano e l'altro. Quindi ringrazio tutti voi per essere intervenuti e passo già la parola a Gino Pascuzzo. Benvenuti, benvenuti, questo è un appuntamento importante. Io per primo mi considero un appendice di questa bella riunione di canterini. Ve li presenterò comunque strada facendo, ma magari andando avanti, diciamo, con il programma. Vi ringraziamo per essere presenti perché ad un appuntamento del genere e insomma l'orario pure è un tantino difficile. Non vi tenierò più di tanto in quanto cercherò di restringere al massimo quelle che sarebbero le cose belle da conoscere per ogni brano che verrà presentato. Accuratamente scelta dal maestro, con la collaborazione ovviamente anche di tutti gli altri, ma è stata fatta una selezione davvero interessante. Il primo brano che andiamo ad ascoltare e che ha partito a Dorotè è uno dei cinque inni eucaristici attribuiti a San Tommaso d'Aquino. Davanti a chi non la pensa come noi e ci urla in faccia le sue ragioni, dibattiamo. Spieghiamo il nostro punto di vista, però sempre pratichiamo la gentilezza. Sei qui davanti a me. Presenza che riempie la
tanto che è un gruppo abbastanza affiatato, ma c'è anche da dire che prevale la presenza femminile. E allora è spontaneo fare un appello a tutti i maschietti, ce ne sono anche pochi in sala a dire il vero, no? Però cerchiamo di intensificare la presenza maschile anche. E un'altra cosa importante, e non vorrei che fosse frainteso quello che dico io, avete notato la cocarda che stanno indossando i cantores stasera? Beh, questa serata è dedicata, questo spettacolo è dedicato a Giulia Cecchettini, una delle ultime vittime di femminicidio, diciamo, ed è la serata che è stata dedicata a Giulia per significare tante belle cose che sarebbero lungo entrare. Però è già nobile l'idea di avere dedicato la serata a Giulia Cecchettini e quindi a tutte le vittime di femminicidio e non. Andiamo con il secondo brano. Si tratta del "so ben chi c'ha buon tempo", sembrerebbe una frase veneta, di Orazio Vecchio. "So ben chi c'ha buon tempo", che vuol dire praticamente "so bene chi si diverte", è un balletto scritto dal compositore italiano Orazio Vecchi. I testi descrivono i pettegolezzi, flirt tra uomini e donne, alludendo su più livelli all'intimità tra protagonisti senza nome. Con gli immigrati e tutti gli stranieri che con tanti sacrifici e pericoli arrivano da noi e che ci sembra invadino il nostro spazio, comprendiamoli e pratichiamo la gentilezza. Son ben mica buon tempo, son ben mica buon tempo, ah la 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 la. Son ben mica buon tempo, son ben mica buon tempo, ah la 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 la. Assoma basta amor, assoma basta amor, ah la 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 la. Assoma basta amor, assoma. Quest'altra cosa che è molto interessante, però mi preme
chiedergli un applauso grosso per Pier Antonio. Un eroe perché in tutti i 30 anni è riuscito a mantenere le tradizioni su parenti, almeno per quanto riguarda il coro, forse siete 30 anni che si conserva qualcosa, lo diceva anche nel libro che ha scritto di recente. Quindi questi eroi che noi dobbiamo preservarceli, mantenerceli cari per il futuro, perché non se ne trovano tanto in giro, credetemi. Io ho fatto parte di un coro polifonico tanto tempo fa, e voglio dire, è durato non più di 6 mesi. Quindi, Pier Antonio, ti tocca andare avanti, visto che la tua passione ti consente di farlo, con la collaborazione anche di, ovviamente, di persone che sono appassionate di questo tipo di musica. Va bene, procediamo. E andiamo con un canto che sicuramente conoscete tutti, perché non c'è coro che non abbia utilizzato questo brano nel suo repertorio natalizio. È un antico canto, almeno in una delle numerose armonizzazioni che ne sono state fatte, e non c'è chiesa nella quale l'intera assemblea non lo canti a gran voce il giorno di Natale. La storia di Adeste Fidelis, o in italiano Venite Fedeli, è sempre stata avvolta nel mistero, e ancora oggi purtroppo non si riesce a stabilire con certezza chi possa essere l'autore di testo e di musica del tradizionale canto. Di fronte che spesso ci ripetono le stesse cose, più e più volte. Ascoltiamoli, siamo pazienti con loro e soprattutto pratichiamo la gentilezza. Per caso volontariamente. Mostriamo rispetto e anche per loro
Pratichiamo la gentilezza. La la la, c'era una volta una gatta che aveva la macchia nera, sul muso una vecchia soffitta vicino a mano.
diciamo così, e alla musica in particolare che parla del Natale, del presepe, di San Giuseppe, eccetera. Fermarono i cieli, questo è il brano che andremo ad ascoltare adesso, e che è di Sant'Alfonso Maria del Liguori, così pare che sia stato scritto da questo santo. La notte di Betlemme si accese di splendore, mentre un raggio di luce per illuminare una zona che ad occhio e croce valutò Giuseppe, appunto, doveva essere vicinissima alla stalla in cui aveva lasciato sua moglie. E poi nel silenzio immobile di quella notte, in cui persino i cieli sembravano essere tornati, a Giuseppe parve di sentire il pianto di un neonato che si alzava verso le stelle. E poi in un istante tutte le cose attorno a lui ripresero il loro corso. Con i nostri bambini che crescono a volte con tanta esuberanza, siamo pazienti nell'educarli, e proprio perché sono piccoli e per loro sarà un insegnamento. Pratichiamo la gentilezza. Meti la vita.
prossimo brano è presentato da uno storico, diciamo, di questo tema in particolare. Si intitola Resta per sempre ed è di William Henry Monk. Con i nostri governanti, anche quando contestiamo il loro operato, che magari poco ci soddisfa, facciamolo presente, diamo la nostra opinione, ma sempre pratichiamo la gentilezza. Oh.
parleremo adesso è una tradizione popolare che ci riguarda da vicino, perché si tratta di tradizioni popolari siciliane che più o meno coincidono con le nostre. A Novena. Gloria sarebbe il titolo del brano ed è stato scritto da Giovanni Ferrau. Il compositore ne ha curato una moderna elaborazione con un grande organico corale ed orchestrale. L'operazione vuole rappresentare un ponte tra passato e presente, dove la tradizione diventa simbolo e stimolo creativo per una sensibilità moderna. È molto probabile che applicando il teorema della genialezza, la nostra vita possa, a piccoli passi e gesto dopo gesto, diventare migliori per tutti noi. Uomini, animali e in generale per la nostra terra, così gravemente ferita dalla nostra cattiveria, invidia e scelleratezza. È dalla gentilezza che bisogna partire per riportare la pace nei cuori e nel mondo. L'estate ha lasciato il posto a giornate un po' più fresche a settembre. Col suo interregno tra la calura agostana e le prime brume autunnali, ci sta regalando aria trasparente e colori spumanti. C'è una grande morbidezza in questo digradare della stagione verso l'autunno, una morbidezza che la natura mette in evidenza soprattutto all'alba e sul finire del giorno. A sera, in particolare, l'intensità della luce che si smorza ci fa cogliere con maggiore dolcezza quell'istante in cui il sole tramonta e le cose diventano tutte incolori, in attesa di un buio che le avvolga come una tenda leggera e protetta. Ed è questo appunto l'improvviso di Bepi De Marzi, anche se forse non è stato pensato proprio per la fine dell'estate. Il testo, con tratti di vera poesia, lascia immaginare il calar della sera mentre nei prati i fiori chiudono le loro corolle e le ombre scendono a velare i monti di azzurro, ma sono ombre che non fanno paura. Perché? Perché è il segno della natura che si addormenta, vegliata da chi conosce i nostri sogni. È l'immagine di un mondo che chiude la propria giornata sotto un manto di protezione di cui essere consapevoli e grati. Dalle contrade si mandano la voce, tutta la valle racconta il nostro bene. Vi lascio a Improvviso. Il Bepi De Marzi. L'ombra che viene a
straordinario concerto per coro polifonico. Andiamo ad ascoltare questo brano invece, che è Nada de Dubbio, sarebbe Niente di Dubbio, di Jack Barquet. I versi di Natale de Dubbio sono di Nada de Dubbio, non Natale, sono di Santa Teresa d'Avila, o d'Avila. Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, che a Dio non manca di nulla, Dio solo ti basta. Because they please.
ringraziare i ragazzi che compongono il Consiglio dei Ragazzi. Nella maniera migliore quella che è la gentilezza con le vostre frasi, va bene? Grazie. Non ci resta per volere buone tante.